Ti voglio concludere su quello che abbiamo chiamato attentato alla Costituzione, ok? Un presidente non co del Consiglio non eletto dal popolo come Mario Monti avrebbe dovuto fare solamente delle funzioni strettamente necessarie a traghettare il paese verso le elezioni democratiche. Invece ha firmato il meccanismo europeo di stabilità, quindi ha firmato il trattato più ambiguo, dispendioso, controverso e permanente. Udite bene, permanente. Quello che istituisce appunto il MES, che costringe l'Italia a partecipare con 125 miliardi di euro ad un fondo per salvare le banche dei paesi in crisi. Ok? E di questo non è stato detto nulla a nessuno. Oltretutto, i 17 governatori di questo fondo hanno poteri assoluti sopra la legge, non possono essere né indagati né perquisiti nulla e possono ricapitalizzare a loro insindacabile giudizio. Potrebbero aumentare la quota anche dell'Italia a loro insindacabile giudizio. Ora, perché mi riallaccio al tema della Costituzione? Nella nostra Costituzione sta scritto che l'Italia può fare delle cessioni di sovranità, ma può farle in maniera, in casi di emergenza ed a parità con gli altri stati. Ok? Questa è una violazione della nostra Costituzione, perché questa non è una cessione di sovranità per una emergenza, ma è una sovranità, ceduta in maniera permanente e oltretutto. In Germania, dove la gente è stata informata, ci sono stati 36.000 ricorsi e oggi la Germania, grazie alla corte, alla propria corte costituzionale, ha avuto delle garanzie che l'Italia non ha. Quindi il MES non potrà ricapitalizzare all'infinito in Germania come fa per l'Italia e i trattati che sono segreti per l'Italia non sono segreti per la Germania, perché loro si sono opposti a queste due clausole. Quindi questa che noi abbiamo fatto è una cessione di sovranità non a parità con quella degli altri stati. Quindi contro la nostra Costituzione. E questo del giudice.